Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Destinazione Calabria. Oggi c'è un incontro importante, anzi un contesto ambientale straordinario. Quale? Lo so che già c'è una grande suspense, una grande attesa. È il parco, quello delle serre, il parco dove la Certosa e San Bruno realmente vivono la loro splendida vita. Non voglio dirvi altro perché c'è tanto da conoscere. Andiamo! Di Serra San Bruno è un monastero di clausura, non è visitabile. In questo momento in Certosa vi abitano 11 monaci. Il priore di questa casa è Don Basilio Trivellato. Sono quasi tutti italiani, tre stranieri. Uno viene dalla Slovacchia, uno dal Mozambico, un altro dall'Australia. I monaci si distinguono in padri e fratelli. I padri sono i monaci che durante la loro formazione studiano filosofia e teologia e saranno sacerdoti poi a fine formazione. I fratelli sono i monaci che decidono di lavorare. Sono certosini a tutti gli effetti pure loro, decidono però di lavorare all'interno della casa, quindi sono loro che si occupano della cucina, della lavanderia, della sartoria e così via. C'è un orologio che si trova qui sulla torre dell'orologio che scandisce la loro giornata. La prima ora, la prima preghiera, e la prima appunto si chiama così alle 7 del mattino. Segue la terza, la sesta alle 11.45, poi alle 13.45 la nona, alle 17 i vespri, alle 19 l'ultima preghiera della giornata, la compieta. Le ore minori sono sempre recitate all'interno della propria cella. Pranzano da lunedì a sabato da soli nella propria cella. I fratelli cucinano per i padri e distribuiscono poi i pasti.
E di domenica invece c'è il refettorio, quindi pranzano tutti insieme in silenzio, però sono tutti insieme. Ogni certosa ha un padre priore, un padre vicario e un padre procuratore. Il procuratore gestisce i fratelli e lui ha il compito di procurare tutto ciò di cui c'è bisogno in certosa, quindi lui ha la possibilità di uscire e lui è uno che può avere questi rapporti con il mondo esterno. Il padre priore naturalmente pure, lui si occupa assieme al padre vicario dell'amministrazione della casa e si occupa dei monaci padri della certosa e anche loro hanno questa possibilità di comunicare con il mondo esterno. In certosa non c'è TV, non c'è radio, quindi i monaci ricevono le informazioni dal mondo esterno attraverso i giornali che riceve il padre priore e poi una volta a settimana è il padre priore che comunica a tutta la comunità tutto ciò che accade nel nostro mondo. Bruno, arrivando qui in Calabria, è stato aiutato dal conte Ruggero il Normanno che ha permesso la costruzione di questo monastero e si pensa che forse il primo nucleo di Serra San Bruno siano proprio stati gli operai del conte che portarono con sé le proprie famiglie per essere più vicini al luogo del lavoro. E quindi da sempre c'è un legame forte tra i serresi e il monastero e i monaci certosini. Fino a 25 anni fa gli uomini avevano la possibilità di visitare questa casa. Oggi non è più possibile, solo a Natale e a Pasqua gli uomini possono partecipare alla Santa Messa della comunità certosina. Le donne non possono entrare, assolutamente vietato. Io non sono mai entrata in certosa. Lavoro per loro da tanti anni, non ho mai visto l'interno del monastero. È nato nel 1994 questo museo che si sviluppa all'interno del perimetro delle mura del monastero stesso, ha il compito di far conoscere le consuetudini della vita certosina senza disturbare il silenzio della comunità. Il museo fa circa 30.000 visitatori all'anno, più o meno da aprile fino a fine ottobre. Il museo è aperto tutto l'anno, però è questo il periodo in cui ci sono più visitatori. All'inizio si lavora con le scuole, le parrocchie, poi tanti gruppi di stranieri, i tedeschi sicuramente al posto numero uno, seguiti dai belgi, francesi, statunitensi. Poi arrivano tra luglio e agosto arriva il turismo italiano, quindi le famiglie italiane che si spostano. I visitatori durante le visite guidate chiedono di tutto, chiedono sì, cosa indossano, chiedono che cosa mangiano, i rapporti con la famiglia. I monaci certosini fanno il voto della stabilità, quindi non possono mai più tornare a casa, sono monaci che non vanno in vacanza e la famiglia che ha la possibilità di venire in certosa, c'è una foresteria esterna che li ospita, possono rimanere 3-4 giorni al massimo. Queste mura sono impregnate di leggende, di storie vere e non vere, ecco. Forse la cosa che si chiede di più
è proprio la leggenda sul pilota dell'Enola Gay che sganciò la bomba su Hiroshima. Non è una notizia che corrisponde alla verità. Non è stato il pilota dell'Enola Gay che è diventato monaco certosino, ma bensì un altro militare americano, Antonio Lehman, che non faceva parte neanche dell'aviazione, quindi non era pilota. Lui ha visitato Hiroshima, ha visto la devastazione che la bomba aveva causato, e questo Antonio Lehman è l'americano che è diventato certosino ed è stato anche qui in questa certosa calabrese. Poi però è passato all'ordine dei gesuiti, è morto da gesuita. Continuiamo col nostro viaggio all'interno di Serra San Bruno ed è qui che conosciamo tante chiese legate sempre alla Certosa, una confraternita davvero importante e poi una chiesa davvero bomboniera e la Addolorata. Siamo all'interno della Chiesa Addolorata, una delle chiese più belle del Mezzogiorno. A Serra viene riconosciuta come la piccola bomboniera, una chiesa che ha un motivo per essere così bella. È del 1721, quindi tardo barocco, e racchiude all'interno numerosi pezzi che sono stati sottratti dopo il terremoto alla Certosa per essere posizionati all'interno di questa chiesa. Ma è ancora più bella perché all'interno della chiesa, che costituisce congrega, erano iscritti numerosi artisti. Infatti viene riconosciuta in paese come la chiesa di Licò Barusi, ossia persone che avevano un difetto fisico, ossia una piccola gobba, dovuta al lavoro che loro svolgevano, da scalpellini ai falegnami. Ognuno artista lascia all'interno di questa chiesa una sua opera per poterla abbellire. Già è particolare il fatto che, come all'interno di ogni chiesa dove noi magari possiamo trovare delle panche, all'interno di questa chiesa troviamo delle comode sedute rosse in velluto. Ma è già particolare dal suo ingresso a forma semiellittica, tutta in granito, ed è l'unica chiesa ad essere costruita con la facciata che non si rivolge verso la chiesa matrice. Il motivo c'è sia una leggenda sia un aspetto architettonico. È stata disegnata da Scaramuzzino, conosciuto come Patacchella, che nel momento in cui dovette costruire questa chiesa
Ecco che per far tacere le voci di una chiesa non costruita con la facciata principale rivolta verso la chiesa matrice, decide di costruirla in forma semiellittica. Non avendo angoli, non si può dire che non sia rivolta verso la chiesa matrice. È una chiesa particolare. Perché nasce semiellittica? Perché all'artista non piaceva costruirla in forma comunque geometrica. Ed ecco che in questo caso, allontanandosi, l'artista piega il proprio progetto. C'è chi racconta invece che aveva una forma su argilla, dal nervosismo spaccò l'argilla e vide che costruendola in modo semiellittico, oltre a far tacere le voci, ecco che la chiesa diventava molto più bella. Una chiesa che comunque negli anni ha avuto numerosi apporti di numerosi artisti. Abbiamo parlato della forma semiellittica, così come anche il portone principale, che è dei primi del Novecento, 1956, disegnata e scolpita da Giuseppe Maria Pisani. È tutta in bronzo e ogni immagine rappresenta la spada della Madonna Addolorata. Infatti viene diviso in ben 7 immagini, dove ogni immagine rappresenta il dolore che ha subito la Madonna Addolorata con Gesù Cristo. Dove il medaglione principale è la cosa più importante, dove il portone chiuso fa notare il Cristo nelle braccia della Madonna. Quando si apre il portone, ecco che sembra che il Cristo sia ancora sulla croce e la Madonna sotto invece che piange il Cristo alla base della croce. Già basta entrare all'interno della chiesa per notare delle sedute particolari, oltre quelle in velluto, anche delle sedute laterali. Le sedute laterali sono particolari perché richiamano proprio la tradizione certosina. Infatti basta entrare all'interno della certosa dove i monaci pregano lasciando la parte centrale libera e sedendosi invece sulle parti laterali della chiesa. Entrando all'interno della chiesa, sulla destra troveremo delle particolari sedute diverse da quelle che si trovano sulla sinistra. Il motivo è facile. Il seggio in carica si siederà sulla destra, chiamiamolo, partito contrario si siederà invece sulla sinistra. Questo richiama proprio la tradizione che si trova all'interno della certosa, ma questa chiesa richiama ancora di più la tradizione certosina, perché la domenica viene recitata una messa particolare tutta in latino che noi la chiamiamo la Curuneda. All'interno sempre di questa chiesa poi, siccome è stata abbellita con numerose opere, come ho detto prima, che provengono dalla certosa, troviamo i 4 medaglioni che si trovano 2 a destra e 2 a sinistra, ma la cosa particolare è l'altare principale che è stato ridotto, ma che si trovava all'interno della chiesa conventuale della Certosa fino al terremoto,
Ed è particolare perché abbiamo anche il ciborio disegnato e creato dal Fanzago, che è un'opera di grande importanza storico e artistica. È da notare all'interno di questa chiesa anche la pavimentazione, una pavimentazione che è di epoca romanica e che è stata trovata all'interno della certosa e dopo il terremoto è stata adeguata per poter essere posizionata all'interno di questa chiesa. Ma questa chiesa è formata un'unica navata centrale ed è a forma di croce latina, dove entrando sulla sinistra abbiamo un quadro di De Matteis del 1721 che rappresenta l'apparizione della Vergine a San Bruno, mentre sulla destra Frangipane, l'artista Frangipane, rappresenta il trapasso di Sant'Anna. La statua della Dolorata di scuola foggiana è una delle più particolari che ci sono al mondo per espressione. Questa viene coperta durante l'anno da un velo rosso che rappresenta comunque un disegno che rappresenta sempre la Madonna Addolorata, ma dietro il panno si trova proprio la statua che viene scoperta 3 volte l'anno, il periodo di luglio, 15 giorni di luglio, il periodo della festa della Madonna che è sempre a metà settembre e poi il periodo di Pasqua, dove il periodo di Pasqua tramite una tradizionale processione che parte dalla chiesa matrice per poi proseguire il sabato lungo tutto il paese, dove la Madonna insieme al Cristo che viene adagiato il venerdì sera con la cosiddetta schiovazione, viene adagiato sulla naca e viene portato in processione per tutto il paese. Ed è una delle tradizioni religiose più importanti del nostro territorio, tant'è vero che di Serra San Bruno, tant'è vero che è una delle processioni più lunghe e più importanti per e più sentite per quanto riguarda i serresi. Sono due particolarità all'interno di questa chiesa. In fondo, sulla destra, noi troviamo una piccola stanza, molto probabilmente costruita come sacrestia, dove all'interno è stato costruito un piccolo museo. All'interno del museo noi troviamo una teca, all'interno della quale troviamo un Cristo, che al di là dell'aspetto artistico e storico, ha un vissuto. Fu costruito da Antonino Scrivo, il quale, dinanzi al furto del crocifisso e del Cristo, subito dopo il terremoto del 1783, ecco che questo crocifisso e il Cristo si trovavano a Pizzo, dove Antonino Scrivo si presentò dinanzi al re Ferdinando, al quale chiese la restituzione del Cristo e del crocifisso, e l'artista, il falegname, tagliò le braccia al Cristo per poterlo inserire all'interno di un sacco e lo portò a piedi da Pizzo fino a Serra, giunti all'interno della propria bottega, tra la fatica e tra la gioia, ecco che morì di infarto sul Cristo stesso. È un Cristo particolare perché viene utilizzato durante la processione del periodo di Pasqua. Poi, sulla sinistra, invece, altra particolarità che è la massima espressione della maestranza serrese, un piccolo balconcino in marmo tutto intagliato che si trova in alto sulla sinistra e che fa da balcone
all'organo della chiesa stessa. Ci spostiamo di pochi metri e andiamo adesso a conoscere un'altra straordinaria chiesa, quella di San Biagio. Anche qui straordinari pezzi della Certosa. Non c'è da dire altro, guardate. Siamo davanti alla chiesa matrice o chiesa San Biagio. È stata completata il 30 agosto del 1795 e sempre su disegno dell'artista serrese scaramuzzino, meglio conosciuto in arte come Patacchella. Allora, conosciuto come Patacchella perché ogni chiesa ha la propria firma sulla facciata principale, ossia l'organo genitale femminile. La chiesa matrice è costruita su tre navate, una parte centrale dove abbiamo quattro statue di importante matrice, David Müller del 1600, e due collegabili sicuramente a David Müller, le altre due invece delle statue che comunque risalgono a quegli anni ma di artista sconosciuto. La navata sulla destra, invece, ha un pezzo, anzi il pezzo più importante di Sera San Bruno, il più antico, pezzo consegnato da Adelaide, moglie di Conte Ruggero, direttamente nelle mani di San Bruno, dove tra le numerose reliquie troveremo una frazione della Croce Santa, nonché l'ampolla di Santa Tecla, un'ampolla del sangue di Santa Tecla, un'ampolla che conteneva il sangue della Santa e che in particolari periodi dell'anno si creava lo stesso effetto del sangue di San Gennaro. Poi successivamente l'ampolla è stata aperta per analizzare il sangue, da quel giorno non si creò più questo effetto. Sempre nella navata centrale, un'altra opera molto importante è il pergamo che troviamo sulla sinistra. È la prima tecnica in assoluto di impiallacciatura, ossia legname pregiato messo insieme, attaccato insieme, per creare una sorta di mosaico. Sulla parte sinistra, ecco che torniamo sul falegname Antonino Scrivo. Il crocifisso del Cristo che viene portato in processione durante il periodo di Pasqua, troviamo la croce che è quella di cui praticamente parlavamo precedentemente, ossia la croce che è stata prima rubata e poi portata dall'artista stesso di nuovo a Serra San Bruno. È una chiesa importante, è la parrocchia. Tutte le chiese, la facciata delle chiese sono rivolte verso questa chiesa. È stata costruita su un'antica chiesa, originariamente costruita in legno, ma poi successivamente è stata eretta in granito grazie alle nostre maestranze.
Nella navata comunque centrale troviamo sempre l'altare principale, che è una frazione sempre dell'altare che si trovava all'interno della Certosa, nell'antica chiesa della Certosa nel 1780, crollata dopo il 1783 il terremoto, ma anche la balaustra che porta con sé ancora il simbolo della Certosa. Destinazione Calabria, oggi nel cuore di Serra San Bruno, in questo posto davvero importante, la Certosa e non solo. Si va adesso dritti all'interno di una chiesa. Pronti per questo viaggio? Sì, e andiamo dentro la chiesa dell'Assunta. All'interno della chiesa dedicata all'Assunta Santissima in Cielo, quartiere di Terravecchia. È tra le chiese grandi è la più antica, una chiesa voluta fortemente dai certosini, infatti viene riconosciuta in paese come la chiesa della Panella, ossia la chiesa dove i certosini distribuivano il pane alla popolazione. È una chiesa costruita su un'unica navata e anche questa costituisce congrega così come la chiesa dell'Addolorata. Infatti troviamo sia sulla destra che sulla sinistra delle particolari sedute che danno il significato, un richiamo alla tradizione certosina e ci fanno capire che costituisce congrega. È una chiesa che è, dove l'altare principale è tutto costruito in legno e dipinto in finto marmo. All'interno della chiesa troveremo
un altarino sulla destra e uno sulla sinistra, dove vengono raffigurati due santi, tra cui San Giuseppe, che lo troveremo sulla destra, e dietro il quadro troveremo la statua corrispettiva. È un San Giuseppe particolare, perché è il primo San Giuseppe che viene dipinto e raffigurato come San Giuseppe il lavoratore. Infatti una delle feste più importanti di questa chiesa era proprio quella di San Giuseppe e veniva festeggiata il primo di maggio, che poi successivamente è diventata la festa dei lavoratori. È una chiesa molto particolare, anche perché nel piazzale di fronte avevamo un obelisco. È lo stesso obelisco che ora si trova sulle scale della gradinata di Santa Maria. Un obelisco particolare per il vissuto dell'obelisco stesso. Durante l'occupazione francese, i francesi presero dei briganti che furono consegnati alla popolazione, furono impiccati in piazza e, per cancellare il ricordo di quel triste giorno ad opera del generale Manet, furono tagliati tutti gli alberi e l'obelisco fu poi piazzato sulla scalinata di Santa Maria in segno di benedizione. Serra San Bruno è divisa in tre congreghe, una all'interno della Chiesa Addolorata, una all'interno della Chiesa dell'Assunta di Terra Vecchia e una della Chiesa dell'Assunta di Spinetto. Terra Vecchia e Spinetto sono i due grandi quartieri in cui è divisa Serra San Bruno, divisa uno dall'altro dal fiume Ancinale. Le associazioni, questa è una vera e propria associazione mutualistica, dove in passato è stato già individuato un regolamento dove addirittura le congreghe si occupavano del medico da inviare alle famiglie bisognose. Attualmente, oltre alla gestione delle spese della Chiesa, si occupa delle spese funebri, ossia del momento della morte, in quanto ogni congrega viene raffigurata come una famiglia, dove all'interno della propria famiglia c'è una famiglia composta da tutti gli iscritti. Ognuno è iscritto all'interno di una congrega e nel momento della morte ecco che la congrega si occupa delle spese funebri. Si parlava di certi pezzi particolari che sono racchiusi nelle chiese di Serra San Bruno, ma non solo lì, perché sono anche disseminati lungo il territorio di questa fiorente cittadina. Andiamo a conoscere questa storia e poi, nel particolare, vi parliamo dei portali di Serra San Bruno. Questa è una via molto particolare perché ci conduce alla bomboniera di Serra San Bruno,
ossia alla chiesa che è denominata la chiesa dell'Addolorata. E proprio per questo motivo si chiama Via Sette Dolori. Questa è una via molto caratteristica, perché qua troviamo numerose opere. Numerose opere che sono state sottratte dopo il 1783, il terremoto che distrusse la Certosa, e sono state utilizzate nel centro storico per abbellire le abitazioni. Altre, invece, utilizzate all'ingresso delle abitazioni stesse per allontanare il demonio o comunque contro il malocchio. Una delle principali piazzette che troviamo all'interno del centro storico è Piazza Monsignor Peronacci, conosciuta a Sera San Bruno come Bonsignori, dove c'è un grandissimo porticato in granito che, oltre a rappresentare l'arte delle nostre maestranze conosciute in tutta la Calabria e oltre, rappresenta l'imponenza dell'arte stessa, della maestranza stessa. Dinanzi al porticato in granito noi troviamo la fontana, Fontana Bonsignori, anche questa in granito, che appartenevano originariamente a Monsignor Peronacci, primo vescovo di Serra San Bruno, le cui spoglie oggi si trovano ad Umbriatico, allora sede vescovile. Inoltre, all'inizio della via, troviamo un basamento in granito che si trovava in località Croceferrata ed era la località in cui la leggenda racconta che San Bruno e Conte Ruggero si videro in questa località per poi consegnare Conte Ruggero a San Bruno il luogo dove costruire la poi successiva famosa Certosa di Santo Stefano, ma meglio conosciuta come Certosa di Serra San Bruno. Il grande appuntamento con la cucina è arrivato. Siamo a Serra San Bruno, boschi, funghi, natura e a questo punto, lo so, le papille gustative sono già in moto. Andiamo in cucina e mangiamo. Oggi prepariamo un piatto dedicato al nostro bosco, il bosco di Serra San Bruno, che in questo periodo è eccezionale, un sacco di colori, di profumi meravigliosi, e io cercherò di metterli nel piatto, quindi in questo piatto proprio appunto è chiamato il nostro bosco. Gli ingredienti sono semplicissimi, una ricetta riscoperta, quindi con dei fagioli borlotti, porcini, un po' di ovuli, e poi tutto il resto fa da contorno a quella che è la nostra ricetta principale. Iniziamo con un filo d'olio in pentola, della cipolla rossa di Tropea, lasciamo andare un attimino e poi sfumiamo subito con del vino bianco. Ovviamente i procedimenti sono molto rapidi per questione di tempistica, ma noi facciamo giusto vedere i passaggi fondamentali. Quindi cipolla, vino bianco, un goccino di acqua calda e poi andiamo con un po' di spaccatella di pomodorino prodotta a bianco nel reggino e i nostri fagioli borlotti precedentemente lessati. Aggiungiamo ancora un po' d'acqua e lasciamo andare a fiamma bassa per una mezz'oretta, giusto il tempo di far insaporire i fagioli, aggiungendo ovviamente quello che sono gli aromi, i profumi, quindi un po' di sale, del basilico, origano fresco di montagna selvatico e una manciata di pepe nero. Una volta fatto questo passaggio, lasciamo appunto cuocere e poi andiamo a passare il nostro porcino in padella. Come facciamo? Sempre un filo d'olio extravergine d'oliva, questo arriva da Cessaniti, e il porcino cerchiamo di lasciarlo intatto, quindi cerchiamo di far vedere al nostro ospite, che poi degusterà il piatto, la fettina di porcino così com'è intera, quindi una meraviglia per i nostri occhi. Il tempo dell'olio che inizia a soffriggere, quindi a riscaldarsi, e andiamo in padella a riscaldare il nostro fungo. Abbiamo la fortuna oggi di avere anche un piccolo funghetto, un ovulo,
che ha questo colore meraviglioso, che appunto nella montagna ci dà quell'idea di gioia, di allegria, tutto quel marrone e verde. Ogni tanto scopriamo questo arancione intenso, anche lui meraviglioso, che metteremo a crudo alla fine nel nostro piatto. Il porcino sta andando, giusto il tempo di rosolarsi velocemente, anche perché considerate che i porcini, come gli ovuli, possono essere tranquillamente serviti come carpaccio, quindi anche crudi si possono mangiare tranquillamente. Mentre va il nostro porcino, che succede? Noi abbiamo precedentemente ovviamente frullato il tutto e andremo a servire il nostro piatto. Quindi precedentemente frullata la nostra zuppettina di fagioli e borlotti, che è diventata di questo colore marroncino, appunto, giusto a ricordare la terra. E poi qui partiremo con una serie di elementi che ci ricorderanno appunto il nostro bosco. Quindi andiamo con un po' di timo, del songino, delle piccole foglioline, un po' di rucoletta selvatica, dell'erbetta cipollina, una fogliolina di fiore edule che ricorda il ciclamino, vuole ricordare l'idea del ciclamino, e della spugna alimentare, che è fatta con sempre della rucola, aiutandosi col sifone e del microonde. E poi andiamo con appunto il nostro porcinetto, che si è fatto di questo bel colore. Gli ovuli che dicevamo prima, che metteremo volutamente dalla parte arancione. Ancora un po' di origano, del pepe nero e come sempre un filo d'olio, ultimando con delle nocciole intere di Torre de Ruggero, un paesino qui vicino. Il piatto è pronto. Uno straordinario piatto che ci racconta dell'identità di Serra San Bruno. Grazie al caro chef. Noi da Serra San Bruno ci fermiamo, vi diamo appuntamento per la prossima volta, sempre solo, dove c'è il bello e anche il buono della Calabria.